che possiamo, vi dico, cominciare. Le cose qui è veramente quello semplicemente dell'ospite, nel senso che il mio dovere è dare il benvenuto naturalmente a chi partecipa a questo dibattito, ai superintendenti o alle superintendenze della Toscana, Umbria, no. Campania, Emilia-Romagna, anche Toscana però. Sì, Toscana, Emilia-Romagna. Manca l'Umbria. E qua abbiamo il Lazio e quindi la Campania l'abbiamo già citata. Ringrazio naturalmente anche per il sacrificio che hanno fatto di venire qua da noi. Siamo sicuri che poi avremo da loro un contributo stimolante e interessante su questo tema che ci portiamo dietro ormai in modo particolare con l'esperienza di Experience Etruria che abbiamo avviato, no? Ormai da circa un anno e che continua a produrre frutti. Questo mi sembra sia un dato significativo e importante. Benvenuto lo stendo naturalmente a tutti quanti voi che siete qui. Siamo qua per apprendere, per discutere, quindi non vi trattengo oltre e diciamo pure buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti, tutti al Presidente della Fondazione che ospiterà tra l'altro tutte le nostre conferenze, tutti questi talk. Intanto buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, un grazie particolare va ai sovrintendenti che oggi ci fanno questo grandissimo regalo. I vertici di quello che era la tutela, la conservazione dei beni culturali in Italia che stanno a cuore di tutti. E ci tengo a chiarire un punto importante, oggi sono qui con noi per parlare con noi, perché questa è la novità della cosa, sono stati tutti felici di poterlo fare, parleremo di tanti argomenti e saremo comunque felicissimi che loro possano risponderci e soprattutto possano far capire, perché è il motivo principale per il quale abbiamo voluto questo incontro, possano far capire che sono con noi, che lavoriamo di qua alla tutela dei beni culturali e sono persone che tutti i giorni combattono con gli stessi problemi che a volte noi ascriviamo alla loro responsabilità, quando in realtà loro combattono le stesse cose. Io vorrei chiamare adesso, proseguendo anche per velocizzare, vorrei chiamare qui il nostro sindaco della città per un breve saluto a tutti. Grazie. Grazie Alessandro, non so, devo dire la stessa cosa che ho detto alla presentazione. Come posso, alla fondazione. Così no. No, io innanzitutto ringrazio i sovrintendenti e veramente ci fa piacere che questa città etrusca, non solo etrusca, ovviamente abbiamo un'occasione direi forse unica di avere qui chi poi tutela il patrimonio di questo paese che, come tutti dicono e come tutti conosciamo, questo patrimonio è la nostra miniera, no? Quindi il bene storico, la cultura è un po' la nostra miniera e credo che questa città quest'anno ha avuto la dimostrazione, non solo questa città, qui c'è anche il sindaco di Bagnoregio, forse più di noi. Questo nostro territorio sta così avendo degli assaggi molto positivi. E l'incremento turistico ha dovuto forse ad Expo, dovuto anche a questi eventi che abbiamo organizzato, dando veramente dignità al nostro paese. Io parlo di comuni piccoli, comuni grandi, comuni medi che hanno partecipato in progetti dove veramente ogni sindaco si è sentito alla pari. Credo che questo sia un po', come posso dire, un insegnamento per il nostro paese, dove questi campanili, ognuno diverso dall'altro, ognuno ricco della sua storia, della sua cultura, se queste campanelle si mettono insieme veramente diventa qualcosa di unico e non dobbiamo avere paura di essere in concorrenza, di essere in competizione con altre realtà, non solo italiane, ma diciamo d'Europa e forse del mondo. Io credo che sia questo il significato positivo di fare questi progetti che non hanno una dimensione né comunale né provinciale, né nemmeno regionale, no? Dobbiamo dire che dobbiamo essere anche orgogliosi. Io ricordo quello che disse il ministro Franceschini quando presentammo, c'era la dottoressa Russo, quando presentammo questo progetto a Roma,
sta vicino a me e mi chiedeva come eravamo riusciti, me lo sussurrava all'orecchio, ma come avete fatto? Io poi mi sembra che te l'ho detto, e io ho detto è stato semplice, abbiamo trovato una sovrintendenza che ci ha ascoltato e abbiamo trovato 17 sindaci che ci hanno messo la faccia. Ecco, io credo che questo sia veramente l'insegnamento di poter fare dei progetti insieme con un valore che sia un valore nazionale, che rappresenta un po' l'identità di questo paese, di questa nazione, che secondo me ha ancora molto da giocarsi, e credo che questo sia un insegnamento che dobbiamo tutti così apprendere e soprattutto condividere. Ringrazio poi le nostre professionalità, no? Lo posso dire, che sono in grado di far fare bella figura non solo al Comune di Viterbo, ma diciamo sempre a chi è interessato agli Etruschi e chi segue, anche agli studiosi. E questo pure è un altro aspetto positivo, che queste cose bisogna farle con qualità, perché è la qualità poi che riesce ad essere apprezzata e che prende quello che fai. Quindi non volare basso, ma cercare sempre di superare le esperienze del passato, cercando anche di adeguarle con sistemi, diciamo, mediatici, informatici, che sono di altissimo livello, che è il motivo per cui poi avete ricevuto questi riconoscimenti internazionali. Quindi tanti auguri a tutti, che sia un buon anno per gli Etruschi, ma non solo per gli Etruschi. Grazie. Allora, adesso un breve commento a vice sindaco Luisa Ciambella per quanto riguarda per l'experience tour, non c'è bisogno, sappiamo già tutto. No, non è perché l'experience. Lei è quella che ha lavorato. Allora vorrei che ci dicesse due parole il comandante dei Vigili del Fuoco. Buonasera a tutti, e colgo l'occasione in relazione ai primi giorni dell'anno per fare gli auguri di buon anno. Solitamente noi siamo, diciamo così, siamo abituati ad essere presenti in altri consessi, non sempre quindi simpatici. Quindi magari quando siamo al di fuori della nostra attività normale la gente si preoccupa sempre. No, la prima cosa che mi dicono appena entro in una situazione diversa da, rispetto a quello dell'ordinario, ma siamo sicuri, allora faccio una cosa, lo faccio prima che me lo chiedete, vi dico state tranquilli, non è successo niente. Al di là della, della battuta, era solo per farvi un saluto e per fare poi i complimenti anche per l'iniziativa. Francamente io da quando sono qui a Viterbo, ormai sono qualche mese, e man mano mi appassiono sempre di più alle cose storiche, all'arte, agli Etruschi in generale, perché no? Prima perché dopo vado in giro ai ristoranti, leggo sempre una pietanza con vicino l'epiteto all'Etrusca, e quindi insomma alla fine riesce sempre ad avere la vicinanza a questo tipo di cose, ma poi perché comunque a volte anche situazioni e momenti come questi fanno pensare che anche i Vigili del Fuoco in qualche modo possono essere presenti, perché comunque sia i Vigili del Fuoco sono stati presenti sempre in antica Roma, come nell'attività, nella civiltà etrusca e in altre situazioni, e questo anche per me è l'occasione, scusate, e anche me l'occasione anche per riflettere, magari pensare ad un'eventuale, abbiate pazienza, e ad un'eventuale anche iniziativa che possa essere, possa in qualche modo far conoscere anche l'attività che facevano i Vigili del Fuoco, magari anche l'attività nella civiltà etrusca. E anche qui il motivo, è anche per questo il motivo della mia presenza qui. Vi lascio all'evento, non prima di aver salutato e fatto i complimenti a tutti i sovrintendenti. Io sono napoletano, quindi ovviamente un saluto particolare alla delegata della Campania. Detto questo, auguri a tutti e di nuovo buon lavoro. Grazie. Prima di dare il via alle operazioni volevo ringraziare gli sponsor che potete vedere qui, che ci hanno permesso di fare questa cosa, la Banca Sviluppo Tuscia a Storia Editori, a Prima Print, a Terra in Tuscia, i Leggeri, a Lucernoni, eccetera. Lo devo fare perché senza il loro aiuto tante cose non si riescono a fare. Abbiamo bisogno, per fare le cose fatte bene ci vogliono le risorse. Quindi vi prego di farmi un applauso, lo fate per me, lo fate volentieri. Allora, e a questo punto Mariangela Turchetti, sovrintendenza della Toscana, Luigi Malnati, sovrintendenza dell'Emilia Romagna, salto il nostro relatore che lo dico per ultimo, la dottoressa Cucina Russo, ho fatto come Papa Giovanni Paolo II quando disse
Lo ricordate? Quando salutò da Santa Rita, Firenze, disse Santa Rita oggi da dietro, sentirà Santa Rosa. Ho fatto la stessa cosa, sovrintendente per il Lazio e Adele Campanelli, sovrintendente per la Campania. Fa da relatore il dottor Carlo Casi, che è direttore scientifico del Parco Archeologico di Ulci. Sappiate che potete, diciamo, a seguito degli interventi, durante gli interventi, io vi porto il microfono per fare tutte le domande che volete ai nostri sovrintendenti, che oggi ci hanno fatto questo grandissimo regalo di essere tutti con noi. Grazie. Sì, buonasera a tutti, ecco il solito punto di caduta, no? In mezzo a questa situazione con i sovrintendenti che Alessandra citata, ringrazio quindi Barelli, Storia, tutta l'organizzazione per avermi dato questa opportunità di stare in questa tavola molto importante. Ovviamente per un archeologo come me l'occasione è ghiotta, essere in mezzo a quattro sovrintendenti, questo è una cosa che adesso devo assolutamente sfruttare. E vorrei porre intanto una base di discussione. Come diceva ben Alessandro, oggi stiamo facendo una chiacchierata tutti insieme. Il sistema adottato in questo incontro è quello che ognuno potrà intervenire e chiedere, domandare, e noi, in particolare i sovrintendenti, più vicino a me, saranno contenti di rispondere alle vostre richieste, alle vostre domande, alle vostre curiosità, almeno speriamo. Io vorrei iniziare introducendo un argomento che potrebbe, come dire, dare il là a questa manifestazione. Un argomento abbastanza, credo, semplice da trattare, che è quello che riguarda il futuro dell'archeologia e il futuro del paesaggio, il futuro dei territori. Come dicevo, l'occasione ghiotta è poter sentire quale futuro possano avere i beni archeologici, i beni culturali in Italia, anche alla luce delle nuove normative, delle nuove idee, delle nuove tecnologie che vengono applicate, e in particolare nei territori che ogni sovrintendenza in questo momento ha. Quindi chiederei alla padrona di casa, in questo senso, al Consiglio Russo, di magari esprimere il suo parere riguardo a quello che potrebbe essere, secondo lei, il futuro dell'Etruria, in questo caso dell'Etruria meridionale, ma del Lazio intero, e magari anche alla luce di queste attività che vengono messe in piedi, capire lo spazio che potranno avere le nuove tecnologie applicate. Posso? Grazie, intanto ringrazio tutti i presenti, ringrazio Alessandro Barelli di Storia, ringrazio il Comune di Viterbo, compagni di viaggio per questa esperienza molto bella di Firenze Etruria, quindi Luisa Ciambella, il vice sindaco di Viterbo, e anche il sindaco stesso di Viterbo, il dottor Michelini. E tutti quanti, e tutti i comuni che appunto hanno aderito a questa esperienza, dalla quale è nato proprio l'incontro di oggi. Quindi riunire un po' i sovrintendenti, visto che questa esperienza, Firenze Etruria, ha visto la partecipazione di 3 regioni, 3 sovrintendenze, 17 comuni, abbiamo pensato, ma perché non organizzare un dibattito con tutti i sovrintendenti italiani che hanno nel proprio territorio un'enclave etrusca o sono appunto o hanno appunto una serie di siti etruschi, quindi allargando l'Emilia Romagna, quindi l'Etruria Padana e l'Etruria Campana. E qua
quale futuro? Il futuro, diciamo, che io vedo è un futuro che vede innanzitutto un sistema, cioè noi dobbiamo cercare di creare un sistema integrato tra istituzioni. Questo è fondamentale in questo momento, e in effetti Esperienze Etruria, che ha avuto tutta una serie di premi, di riconoscimenti, è una dimostrazione che quando si fa sistema si riesce ad andare avanti. Un sistema che mira non solo alla valorizzazione del territorio, ma a chi ha visto anche in questa sede quello che è stato realizzato, mira anche in fondo a mettere in evidenza quello che è il paesaggio conservato di questi territori, un paesaggio che si è conservato nel corso dei millenni e che dobbiamo comunque preservare, quindi è quello che abbiamo voluto mettere in evidenza proprio nel chi ha visto il nostro anche video in 3D, dove appare come fil rouge questo personaggio tratto appunto Ati, tratto dall'iconografia etrusca, che accompagna un po' il visitatore, accompagna il pubblico proprio alla conoscenza di questi territori. Poi il futuro e anche l'innovazione tecnologica, questo non possiamo farne a meno, quindi è una cosa che dobbiamo mettere in conto e cercare di utilizzare il più possibile. E in questo momento anche di grandi cambiamenti che anche in primis il nostro ministero sta mettendo in atto, grandi cambiamenti che anche il territorio di Viterbo stessa ha visto e vede, quindi con un po' una separazione, anche se ora non è netta ancora, ma diciamo lo spirito della riforma del ministero e quindi degli istituti del ministero, cioè vedrà una separazione tra la valorizzazione, perché ancora non è nella sostanza, ancora nei fatti, ma è nella forma, nella normativa ormai, quindi una separazione tra la valorizzazione e la tutela, ma anche la ricerca. Quindi soprattutto il nostro compito è quello di puntare molto sulla ricerca con il coinvolgimento anche dell'università, ma anche dell'innovazione tecnologica. Quello che noi faremo poi sarà pronto per essere, dovrà avere tutti i presupposti per essere quindi valorizzato, per la valorizzazione e quindi per la fruizione. Quindi diciamo questi sono gli spunti, poi adesso vediamo anche gli altri colleghi cosa, questa è una partenza, diciamo. Possiamo dare questo anche di ritorno. Passerei qui, abbiamo come ha giustamente notato il professor Mannati, abbiamo sud e nord. Quindi concluderei la passerella a sud, e quindi chiederei, al centro ci sono centro io. Sud e centro nord. Sì. Chiederei a Adele Campanelli, appunto sovrintendente della Campania, di raccontarci il suo punto di vista. Allora, io intanto voglio ringraziare per la calorosa accoglienza del dottor Barrelli e di Alfonsina, che mi ha impegnato in questa cosa di cui ben poco avevo capito, ora vado capendo meglio. Ma insomma mi ha fatto piacere venire, e soprattutto mi ha fatto piacere l'idea che la competenza sugli etruschi possa diventare una rete di collaborazione istituzionale. Mi sembra questa la cosa più intelligente, più importante da consolidare. E quindi sono venuta, nonostante la campagna sia veramente una matassa difficile da sbrogliare, però ho voluto esserci perché secondo me queste cose, queste reti istituzionali, soprattutto tra noi sovrintendenti che viviamo in un isolamento molto molto difficile da superare, secondo me possono essere la nostra forza nel futuro. Voglio dire che i territori che noi gestiamo, li gestiamo in maniera, con una competenza molto specifica, molto specialistica, che è quella dell'archeologia, e molte volte questa competenza specialistica ora, anche con la riforma, è vista in una maniera assolutamente distante dai bisogni del territorio, da quello che il territorio vive,
della stessa parola sovrintendente, no? Che è diventata un disvalore. Io sono fiera di essere sovrintendente, ho scelto di non partecipare ai concorsi per il Polo perché credo di voler fare questo mestiere, perché secondo me è in questo mestiere il futuro, differentemente da quello che può sembrare. Voglio dire una cosa, si parlava del paesaggio, il futuro del paesaggio, diceva prima il nostro moderatore. Se le sovrintendenze non avessero vincolato e tutelato il paesaggio italiano, le sovrintendenze archeologiche prima ancora di tutte le altre, che cosa avremmo di tutto quello che adesso vogliamo e possiamo valorizzare? Niente. Dunque è stato molto, molto lungimirante la tutela che si è fatta del patrimonio paesaggistico, etrusco, non etrusco, non importa, ma le aree archeologiche hanno preservato pezzi di Italia che non avremmo più se la sovrintendenza non li avesse tutelati. È vero, questo ha sottratto i territori allo sviluppo, è vero, questo ci ha obbligato a fare i saggi preventivi, questo ci ha, come dire, costretto ad avere a che fare col nostro passato quotidianamente, ma questa è scuola, questa è educazione, questo è patrimonio, questo è un valore che solo l'Italia ha. Che poi questo venga amministrato, come dire, con scioltezza e velocità e trasparenza, questa è una giusta richiesta che i cittadini fanno allo Stato, è giusta questa richiesta, ma rendiamoci conto che non si può fare a meno di questo, che non potranno eliminare questa competenza, perché questa competenza è lo stesso suolo che la richiede. Qualsiasi opera pubblica si debba fare in Italia, si deve attraversare questo patrimonio, si deve capire cosa fare di questo patrimonio. Sono pagine di storia non scritta, che non sono custodite nelle biblioteche, che noi scopriamo quotidianamente. Gli archeologi sono gli unici che incrementano il patrimonio quotidianamente. La loro stupidità è non fare un sito sul ministero in cui c'è scritto, c'è un contatore che dice quanti euro si incrementa il patrimonio minuto per minuto, ma vi assicuro che mentre tutte le altre arti conservano, noi incrementiamo oltre che conservare. E questo patrimonio dovrebbe essere la risorsa per i nostri giovani, ancora prima che per il turismo, direi, dovrebbe essere la risorsa per il lavoro e la competenza di tanti giovani professionisti. E questo credo che noi possiamo farlo in questo momento soltanto uscendo dall'isolamento in cui in qualche modo qualcuno forse ci vuole relegare. Perché, come dire, tutti noi abbiamo problemi analoghi. La relazione con l'università può essere un valore se non diventa una sopraffazione per gli uni come per gli altri. I giovani che delle università lavorano hanno un assoluto bisogno dell'esperienza nelle sovrintendenze, perché altrimenti arrivano da noi poi dei funzionari che non sono in grado di lavorare immediatamente, quindi è una sinergia quella che è necessaria, è una sinergia che può produrre soltanto buoni professionisti, e l'Italia finora è stata la fattrice principale di questa professione così difficile, così assoluta come quella dell'archeologo. Lascio la parola agli altri, ho fatto un altro pezzo. Volevo agganciarmi all'intervento della dottoressa Campanelli proprio su questo discorso di tutela, no, e di esigenza di tutela, ma domando al dottor Malnati, ma qual è il giusto equilibrio che si deve necessariamente creare tra sviluppo e tutela? L'archeologia ha sofferto molto in passato, fino a 20-30 anni fa, di una immagine, cioè l'immagine che l'archeologia ha avuto è a doppia faccia. Questo sui media intendo, nella comune sentire. Da un lato l'archeologo è rappresentato come una sorta di Indiana Jones, cioè è visto come una persona che si occupa di cose esotiche. Di solito l'idea che l'archeologo si fa alla pubblica opinione più, diciamo, più comune è di uno che scava in Egitto piuttosto che
l'archeologo che scava in Italia è già meno considerato come comune, ed è naturalmente più, io poi ho lavorato prevalentemente al nord, anche se poi ho avuto come direttore generale qualche anno fa anche un'esperienza a Pompei, ma in generale ho lavorato soprattutto al centro nord. Al sud già la cosa è un po' diversa, perché l'importanza al sud delle manifestazioni culturali della Magna Grecia, Pompei, quindi è già molto più rilevante che non al nord Italia. Però insomma in generale l'immagine che dell'archeologo si fa alla gente comune è di una specie di una persona, di studioso, di scienziato che si occupa di cose avventurose, di cose. Poi c'è l'altra faccia. L'archeologo visto invece come signor No, come rappresentante burocrate delle belle arti, che quando si trova qualcosa blocca i lavori, questo specialmente al nord ma anche al sud, è visto invece, era visto diciamo in modo essenzialmente negativo, cioè come quello che blocca i lavori, che dopo se intervengono chissà che succede, per cui nascondi. Quindi fino a 30 anni fa, specialmente nelle aree urbane, i ritrovamenti archeologici erano molto, diciamo, casuali, diciamo così. Cioè, quando si riusciva a bloccare un cantiere, perché sono 30 anni che è entrata la mia generazione nelle soprintendenze. Io e Adele siamo, anche se sembrano più giovani in realtà, siamo coetanei, e la nostra generazione ha cercato di cambiare con grandi sforzi questa immagine, cioè abbiamo cercato di fare vedere che si può fare l'archeologo in Italia, nelle nostre città, anche senza interrompere necessariamente i lavori, ma cercando di collaborare, di fare vedere il lato positivo dell'archeologia. Con noi è nata anche un'archeologia professionale che fino a 20-30 anni fa non esisteva. Fino a 20-30 anni fa, quando io sono andato, deciso di fare archeologia, sconsigliatissimo da mio padre che aveva un avviato studio di avvocato, l'alternativa che ci si presentava era o tu vai all'università oppure vai in soprintendenza, non esisteva altre possibilità. Con la nostra generazione è nata anche una archeologia professionale negli anni 80 e soprattutto poi negli anni 90, e quindi è nata una figura di archeologo diverso, cioè non un archeologo che è dipendente dall'amministrazione dei beni culturali oppure dell'università, ma che vive il proprio mestiere come professionista, come membro di una cooperativa di scavo, come dipendente di una ditta. E questo è stato un grande sviluppo negli anni 80, collegato proprio con la volontà di non creare un archeologo che dice solo di no, l'archeologo che invece abbiamo due grossi problemi però a questo punto. A dicembre abbiamo fatto a Bologna un incontro con tutte le categorie degli archeologi e è stata presentata dai presenti una statistica, un censimento sull'attuale situazione degli archeologi in Italia. Allora, in Italia lo stipendio medio annuale di un archeologo è di 10.000 euro lordi. A fronte di una media degli stipendi che è intorno ai 16-17.000. Abbiamo una percentuale di disoccupazione negli archeologi che è del 38% a fronte di una percentuale italiana del 15-16. Abbiamo una percentuale di abbandoni del 70% dei giovani archeologi che dopo un po' di anni vanno a fare altro. Abbiamo una femminilizzazione della professione che ovviamente non è una questione di sesso, evidentemente, ma è un rivelatore del fatto che l'archeologia come professione non è pagante e quindi è un secondo lavoro per una famiglia. Questa è la situazione dell'archeologia in Italia dopo 35 anni che ci battiamo perché l'archeologia non sia l'archeologia dei signori no. Quali sono i due problemi di fondo che noi come generazione non abbiamo affrontato? Il primo è la mancata modifica delle strutture del Ministero, che sono rimaste quelle di allora. Per il nostro Ministero, la maggior parte degli scavi che le sovrintendenze fanno di fatto non esiste. Ancora oggi quelli che ci chiedono gli scavi finanziati da noi, cioè quelli lavori prodotti interamente dal Ministero, sono per la nostra burocrazia la catena tornasole. Tutti gli scavi che facciamo finanziati da altri, che sono la grande maggioranza, circa il 90% degli scavi che vengono fatti in Italia, non è pagato dal Ministero dei Beni Culturali, è pagato da altre istituzioni per consentire di fare dei lavori.
La seconda, quindi non abbiamo cambiato le strutture interne del Ministero e le nuove modifiche non sono mai strutturali da questo punto di vista. Abbiamo avuto quattro riforme del Ministero che hanno cambiato il meccanismo strutturale del Ministero. Sono intervenute su questioni marginali. L'altro grosso problema è il mancato adeguamento del codice. Noi abbiamo un codice dei beni culturali, è stato scritto nel 2004, mi pare uscito, non vorrei dire una stupidaggine, come ex direttore generale sarebbe grave, ma il codice del 2004, per quanto riguarda l'archeologia, ripete pari pari quello che è stato scritto nel 1939. A sua volta la legge del 1939, la legge Bottai, conservava a titolo provvisorio il regolamento della legge del 1913. Il regolamento provvisorio del 1913 è ancora considerato in vigore come provvisorio dal codice del 2004. Ora, al di là del ridicolo del fatto che noi manteniamo un codice che ragionava quando gli scavi in un centro urbano, gli scavi edili, gli scavi nelle cave, venivano fatti ancora con la pala, il piccone e la carriola, mentre adesso gli scavi si fanno con dei macchinari enormi, con delle enormi pale meccaniche. Al di là di questo fatto, che evidentemente ci pone in qualche difficoltà, anche perché il regolamento del 13 ancora prevede le missioni con il mezzo equino, diciamo. Il 13, per carità, è un ottimo regolamento, magari avessimo una classe politica che aveva fatto il regolamento del 1913, la cosiddetta Italietta liberale, magari. Vabbè. Detto questo, il problema di fondo è che il codice del 39 considera il bene archeologico esclusivamente dal punto di vista patrimoniale, cioè quello che conta non è tanto il contesto archeologico, ma il bene concreto, cioè non so, il singolo coccio, la singola struttura muraria, non quella che l'archeologia ha come sua effettiva importanza e considerazione, cioè il contesto integrale in cui queste cose vengono rinvenute. Quindi chiaramente con un codice così arretrato che non abbiamo cambiato è difficile fare dell'archeologia moderna in Italia. Se posso, sono sufficientemente chiaro. Sì, sì. Alla dottoressa tutti ti chiedo. Intanto grazie dottor Mannari e agli altri, perché capiamo perfettamente, non so se sto rubando il mestiere a... Sì, mangiato. Pardon, siamo talmente amici. Ti trovi così bene. Però mi interessa perché manteniamo il filo conduttore. In questo contesto è molto chiaro che i signor no, come li chiamiamo, si trovano di fronte a situazioni di grosso imbarazzo, sia dal punto di vista, diciamo, legale, no? Chiamiamolo così, dal punto di vista politico. Giuridico. Che dal punto di vista pratico, d'altronde che la tutela del patrimonio sia un fatto assolutamente, assolutamente prioritario, questo credo che se stiamo tutti noi che oggi siamo qui e spero tanti altri sempre di più. Ma domando e apro un fronte enorme. La dottoressa Brughetti dalla Toscana, che è caposcuola per tante cose, perché io ho visto al lavoro con la Francigia, hanno fatto un capolavoro, si sanno muovere. Ha avuto grande parte per quanto riguarda il mondo del volontariato. Allora mi domando, qual è l'importanza che può assumere il mondo del volontariato? Lancio questa palla, come si dice, perché qui abbiamo noi anche rappresentanti di associazioni di volontariato importanti sul territorio qualche Ruscia, come Lions, eccetera. E quindi le domando, qual è, diciamo, intanto il mondo del volontariato in Toscana e in generale, e qual è la potenzialità o la funzione o l'utilità che voi sovrintendenti potete vedere nell'apporto che possono dare? Sì, si parla di tutela, funzione e valorizzazione. Sono i tre elementi essenziali e imprescindibili per una corretta conservazione del nostro patrimonio culturale, la sua trasmissione al futuro, ma anche la sua godibilità e vivibilità da parte del più ampio target di utenza.
sono i professionisti che devono dettare le scelte sia scientifiche che giuridiche per la conservazione e trasmissione al futuro, così come per la valorizzazione di questo patrimonio. E quindi il volontariato in questa ottica dove può essere inserito? Mi sono occupata già diverse volte come Superintendenza Archeologica della Toscana, anzi ringrazio di essere qui gli organizzatori perché per me è un piacere anche affrontare queste tematiche con questo bellissimo pubblico, e sono in rappresentanza della Superintendenza al posto del Superintendente, dottor Andrea Pessina, quindi sono stata innalzata di grado oggi. Però ecco, occupandomi del volontariato nel settore dei beni culturali, l'abbiamo affrontato insieme alle disposizioni ministeriali, insieme alla direzione regionale, nell'ambito della individuazione di una magna carta del volontariato, cioè una sorta di protocollo che sia di teorico ma anche procedurale per regimentare il corretto apporto del volontariato nell'ambito dei beni culturali. Si sa che il volontariato si occupa di tantissime branche, non soltanto ovviamente dei beni culturali, e molto spesso si è inteso il volontariato come quegli appassionati che possono fare, non so, da supporto all'interno di un museo, come visite guidate, per esempio un aiuto al personale ovviamente professionista nella spiegazione del museo. Nell'ambito della magna carta del volontariato abbiamo quindi affrontato tutti i vari aspetti che vanno dalla tutela del territorio, in che spesso è utile il volontariato, nella segnalazione di un sito per esempio, o nel segnalare prontamente, così come potrebbe fare anche un'amministrazione comunale, e non a caso noi Superintendenza siamo sempre in contatto stretto con gli uffici tecnici, l'urbanistica, di qualsiasi comune di cui abbiamo la responsabilità territoriale, perché è importante conoscere prima i lavori, non a caso si parla oggi in modo massiccio di archeologia preventiva, prevenire una battuta scontata è meglio che curare. Volontario che conosce capitalmente il territorio, lo fa con passione perché è parte quello della sua ragion d'essere, presente, passato e futura, ci può segnalare. E quindi indirettamente, anche se nel codice non è contemplato esplicitamente, negli articoli legati alla tutela non si parla se non in minima parte dell'apporto nel volontariato nell'ambito di un eventuale appunto esercizio delle funzioni di tutela, in questo senso può essere utilissimo. La fruizione invece è un diritto alla conoscenza che quindi come Stato dobbiamo garantire comunque, e quindi questo significa anche formazione per quanto riguarda il volontariato, formazione sempre nell'ambito di un supporto. Con la direzione regionale, 2 anni fa si presentò questa magna carta all'UBEC, in occasione appunto dell'UBEC 2012, si disse che la parola forse giusta per definire il rapporto del volontariato era supporto. Non si può parlare proprio sì che si implicita di collaborazione, perché significherebbe, scusate, non me ne vogliono i volontari, di conoscere un ruolo paritario rispetto a un professionista. Il ruolo è un po' come l'infermiere e il medico, ad esempio. Cioè, l'infermiere può passare gli strumenti giusti al dentista per dire al dottore, non può diagnosticare al paziente la malattia e non può sostituirsi al medico nella cura, perché altrimenti rischierebbe di far fuori il paziente. Però è un'altra figura insostituibile di aiuto e di supporto in tutte le fasi che appunto cominciano dalla tutela. Quindi in quest'ottica il volontario non toglie neppure il lavoro ai professionisti. A me è capitato tantissimo, ho cambiato molte volte territorio nell'ambito della Superintendenza Archeologia della Toscana, di ogni volta che ricominciavo appunto di conoscere in primis proprio i gruppi e le associazioni archeologiche locali. Ovviamente quando hanno scavato sotto l'egida della Superintendenza, hanno scavato sempre con un archeologo, in modo tale da non pregiudicare nessuna delle esigenze scientifiche che sono assolutamente imprescindibili per garantire la correttezza. Però poi hanno partecipato allo scavo, hanno partecipato come supporto al restauro, hanno partecipato all'organizzazione di un'esposizione, quindi all'estimento, che se fosse temporaneo o permanente, e poi fino a seguire un aiuto nella visita, quindi nelle visite guidate al museo. Ripeto, non si tratta di professionisti. Posso dire che ho imparato molto, perché noi archeologi, come sottolineava molto bene anche la dottoressa Nelle Campanelli, noi abbiamo una mentalità molto specialistica, molto settoriale, molto tecnica, è giusto che sia così, studiamo questa materia. Però la gente normale, chi non è un esperto del settore,
magari la vede diversamente da lui e si pone domande diverse rispetto a quelle che noi ci facciamo. Per me a volte sono state illuminanti per vedere un problema, pure scientificamente parlando, sotto un'altra luce, sotto un altro aspetto, sotto un'altra sfaccettatura, e molto spesso mi hanno fornito ulteriori spunti di ricerca, di approfondimento, anche a me che sono un professionista del settore. Quindi non posso che parlare assolutamente bene del volontariato, ritengo che correttamente indirizzato, coordinato, nei limiti di quello che deve essere il codice etico che ha il Ministero, non possa essere che una risorsa e un bellissimo esempio di cittadinanza attiva, così come è contemplato dalla Costituzione in giù. Grazie. Se ci sono domande o interventi che volete fare, possiamo, vedo se qualcuno vuole. Allora, aspetta, una cosa che facciamo. Sì, sì, andiamo. Dottoressa Turchetti. La dottoressa Turchetti, sì. Raffaele Donno, presidente dell'associazione Onlus Archeotuscia qui di Viterbo. Devo dare conferma, insomma, di ciò che poc'anzi diceva. Noi come Archeotuscia di volontari, quindi Onlus, abbiamo segnalato alla sovrintendenza più di 230 siti. Io sono presidente di questa associazione da 10 giorni, però essendo parte del direttivo precedente le posso dire che noi, come ha detto lei, supportiamo la sovrintendenza locale con la dottoressa D'Atri, dottoressa Alfonsina Russo, e tant'è che abbiamo, la dottoressa Russo ne ha conoscenza, siamo noi, diciamo, a scoprire, ecco, questa tomba a Sferracavallo nel sito di Norchia, questa tomba chiamata Casetta, e quindi con l'autorizzazione della sovrintendenza, quindi con l'opera anche di benefattori, bisogna dirlo, perché i soldi mancano, i denari non ci sono, quindi abbiamo trovato un benefattore, e con questo benefattore siamo riusciti a recuperare circa una ventina, credo, anche 25 reperti che sono esposti presso la Rocca Albornozzo, il Museo Nazionale Etrusco della Rocca Albornozzo. Quindi le devo dare atto che il volontariato è senza fini di lucro, quindi soltanto appassionati e amanti del territorio fanno questo, sì. Quindi è una conferma, grazie. Buonasera a tutti, complimenti per la manifestazione. Per chi non mi conoscesse, io sono Renato Petruselli, cittadino viterbese. Tempo fa qualcuno diceva che con la cultura ci si mangia. Non è vero. Secondo me con la cultura ci si mangia e ci si beve pure. L'importante però è saperla fare, la cultura. Dico questo perché leggendo i giornali ultimamente noi abbiamo avuto come competitor la Cina con la muraglia cinese di visitatori. Subito dopo questo fatto cinese, che poi ovviamente noi siamo pochi come italiani, siamo stati il secondo sito, grazie a Roma, al Colosseo, più visitato. Parliamo della Cina, quindi lì bastava che ci andassero un decimo della popolazione cinese, che ovviamente noi piccoli come popolazione italiana, eccetera. Quindi questo è per dire che facendo sinergia insieme si può crescere. Ora parlo da cittadino viterbese e modestamente come socio fondatore della Prologo. Un ringraziamento all'ideatrice del filmato che ho avuto modo di vedere ed apprezzare. Quindi ringrazio la mia rappresentanza come cittadino viterbese che ha sposato questo progetto dell'Experience Etruria. Perché questo? Perché purtroppo, dato che il nostro territorio è conosciuto per quello che si vede in superficie, sembra un territorio prevalentemente medievale, specialmente la città di Viterbo. Invece io dico che la nostra città è fatta sulla pietra lavica esteriormente, quindi peperino, però noi abbiamo anche il tufo, che è una materia che gli etruschi conoscevano bene, basta fare pochi metri nei dintorni
di Viterbo e vediamo pure che la Viterbo non è grigia ma è anche tufacea con un altro colore. Quindi complimenti anche alla dottoressa Alfonsina Russo per essere stata la promotrice dell'idea. E adesso però parlo come socio, non per fare il campanilismo della Proloco di Viterbo. Sono contento, però, e poi pongo la domanda, dato che mi occupo di audiovisivi dal 1978, e capisco che per quanto riguarda il mondo e il fascino che i bambini, le scuole hanno, oggi che ovviamente sono dell'era internet, tablet, smartphone, eccetera, eccetera, quindi è vincente l'idea di raccontare la storia attraverso un'immagine che appassiona, quindi va bene, l'insegnamento di Ati, la principessa, eccetera. Ecco, però vorrei che una prossima volta si facesse un po' più d'attenzione, perché non voglio parlare da viterbese, io ho visto e apprezzato il filmato, però come viterbese secondo me si poteva fare un qualcosa di meglio. Quindi complimenti per l'iniziativa e la prossima volta, prossimo lavoro che farete presso le scuole, eccetera, eccetera, dato che saranno futuro. Io parlo anche come nonno, ho un nipotino di 7 anni che smaneggia col tablet, eccetera. Però dato che è molto importante insegnare, facciamoci vedere che noi non siamo, non me ne vogliate, per quanto riguarda il Monte Etrusco, non siamo secondi né alla Toscana né altri. Anche noi siamo di matrice tusciani e di matrice di popolo etrusco. Quindi complimenti, però la prossima volta attenzione più a delle particolarità del territorio nostro. Anche a livello di consulenza io mi offro gratuitamente, perché faccio pure volontariato. Grazie. Grazie a te, non hanno molto. La faccio io, Perché so che ci sarà un proseguo di queste cose, quindi va bene il concetto degli audiovisivi, va bene il concetto di avvicinare un mondo dei ragazzi e delle scuole a queste cose. E non ho detto una cosa, mi ha dato il microfono perché questo signore, io mi occupavo di audiovisivi nel 1978 e mi conosce da allora. Sì, un sacco di cose. Sì, noi accettiamo comunque le critiche, poi ovviamente questo progetto è un work in progress, quindi sarà implementato, cambiato. Io spero che da oggi poi parta questo progetto di ampliamento con la campagna, quindi inglobando, cioè non è una bella parola, ma ampliando, estendendo a questi altri territori, Campania e Emilia Romagna. Noi per quanto riguarda il filmato ci siamo, ovviamente abbiamo utilizzato l'esperienza e la professionalità del CIMECA, che è questo consorzio interuniversitario che raggruppa 70 università italiane e che è veramente un punto di riferimento italiano ma anche internazionale per quanto riguarda anche l'innovazione tecnologica applicata ai beni culturali, per cui penso di esserci, che tutti insieme, i comuni, la sovrintendenza, quindi il ministero, si è affidato a un altro ente pubblico, perché il CIMECA dipende dal ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica. Quindi abbiamo lavorato in poco tempo, pochi mesi, perché il progetto deve essere presentato in prima istanza per Expo, quindi per presentare un territorio. Abbiamo voluto valorizzare infatti soprattutto, dicevo anche all'inizio, il paesaggio così come si è conservato, un paesaggio straordinario, infatti è stato molto apprezzato questo. E tra l'altro proprio la bellezza del paesaggio contenuto in questo filmato ha colpito anche l'Italia, e da febbraio prossimo il nostro video, il nostro video in 3D anche con questo personaggio e anche all'interno degli aerei all'Italia, quindi è un successo questo, abbiamo avuto veramente tanti riconoscimenti e stiamo lavorando, non so, il sindaco fa parte anche di questo progetto anche futuro con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica, proprio per presentare anche la piattaforma, perché come sapete tutto il progetto è contenuto su www.experienceturia.it, tutto il progetto anche nelle scuole, e quindi presentare questo territorio, che è un territorio
come dicevo, si diceva prima, al di là dei campanili, perché è importante superare i campanili e quindi presentare un territorio comune che è quello etrusco, e quindi sia campanili comunali, campanili provinciali, campanili regionali, quindi proprio presentare il territorio come un'opportunità di sviluppo. L'archeologia deve essere è inserita in questo, ovviamente, perché io penso che l'archeologia è in questo momento un'opportunità di sviluppo, nonostante quello che giustamente ha detto Gigi Mannati, no? sui giovani archeologi, però io ci credo fermamente che l'archeologia possa essere un'opportunità di sviluppo. E questo è un momento critico, perché è un momento veramente di cambiamento. Quindi effettivamente noi archeologi, soprattutto delle istituzioni, dobbiamo essere uniti, e forse questo non lo siamo uniti, e questo è un peccato, per incidere fortemente, anche a livello proprio legislativo, no? Sull'opportunità di un cambiamento reale, perché adesso giustamente si diceva sempre bene Luigi Mannati che è un cambiamento partito forse dagli istituti ultimi, no? Periferi, ma non è un cambiamento veramente strutturale, quindi è un cambiamento un po' che soffre. Ritorno, grazie. Mi sembra che il bravo presentatore sia stato sostituito egregiamente. Si è fatto una scaletta. No. Io vado a ruota perché sei quello che ci dico. No, è tutto. Rilancio quello che aveva detto il dottor Mannati proprio sul fatto che con il quale si è collegato adesso la dottoressa Russo, nel dire che c'è bisogno di fare rete tra i sovrintendenti e tra gli archeologi e tra voi. E lo domando alla dottoressa. Faccio una domanda di che potrebbero sembrare un terremoto, alla dottoressa Campanelli, che rappresenta la Campania, che ha qualche sito importantino. Allora, intanto vi chiederei di illustrare, non credo sia necessario, forse sicuramente vi sono mandati anche un pochino per la Toscana, giusto riconosciamo i siti della Liguria meridionale, ma la Campania forse non tutti conosciamo il grande potenziale di reperti, di bellissimi musei sugli etruschi. Vorrei che, ecco, che ci parlasse di questo, di quella che è la situazione, diciamo, espositiva, no? della regione Campania, della sovrintendenza Campania, per quanto ci sia il polo museale, ma io voglio avere un quadro generale, vorrei che avessimo un quadro generale, lo stesso poi lo fate in progressione, ma soprattutto, e questa è la domanda, anche quali sono le, chiaramente compatibilmente a quelle che sono le vicende legate ai grandi cambiamenti, le criticità di fronte alle quali quattro sovrintendenze come la vostra, che sono, mi sembrano molto aperte comunque alle innovazioni e hanno piena coscienza del fatto che bisogna lavorare insieme al pubblico, perché poi abbiamo bisogno di loro tutti, quali sono, ecco, le criticità che oggi, delle quali oggi soffrite e per le quali vorreste che fosse trovata presto una soluzione? Sono due domande molto diverse. Dunque, allora, la prima, i territori etruschi in Campania. Beh, insomma, l'espansione etrusca in Campania è stata un'espansione strategica che ha segnato la storia della Campania in maniera, come dire, irreversibile. Anche perché in Campania si percepisce quanto gli etruschi siano stati capaci di integrazione. Veramente le città etrusche in Campania sono città multietniche, multirazziali, in cui sullo stesso vaso si trovano i tre componenti delle tre componenti culturali, etruschi, sanniti e greci, con grafie sulla stessa coppa, hanno apposto il nome questi tre personaggi, e secondo me questa coppa è proprio il sintomo di quanto l'integrazione nell'antichità fosse diversa da quella che noi percepiamo. Cioè, lì veramente c'è da fare un discorso contro le radici, cioè non è l'identità il nostro obiettivo culturale, ma è l'integrazione. E quindi l'identità degli etruschi, che potrebbe diventare quasi un brand, no?
Invece secondo me va declinata in questo senso, gli etruschi erano veramente capaci di integrazione e le città etrusche campane, che sono soprattutto Santa Maria Capua Vetere, l'antica Capua, che ha addirittura una necropoli villanoviana inedita, stupefacente, di più di 300 individui. Poi c'è il sito di Fratte a Salerno, il sito di Pontegagnano, che era diciamo, l'antesignano di Pestum, quindi era, i picentini fronteggiavano i greci a Pontegagnano, abbiamo una necropoli con più di 2500 sepolture, con un museo aperto nel 2007 molto bello, molto innovativo, molto moderno, e l'ultimo sito etrusco noto in Campania di una certa rilevanza è Sala Consilina, che è quasi del tutto inedita, ma in cui appunto è ben riconoscibile l'identità, la cultura etrusca. Quindi a Santa Maria Capua Vetere abbiamo un museo in cui sono esposti molti dei corredi appunto trovati a Capua, nella Capua Etrusca. Poi abbiamo Cuma, dove si è svolta una battaglia, insomma, forse gli etruschi in qualche modo, anche se non ci sono, c'erano, e quindi storicamente è un sito che va considerato. E poi c'è appunto Fratte, che è questo piccolo luogo archeologico proprio all'interno della città di Salerno, Pontegagnano, che è a 15 km da Salerno, e Sala Consilina, che invece è nel Valeriano, ormai si mostra nei territori lucani, insomma, anche lì c'è un avamposto, c'è una sua funzione strategica, ma non di predominio quanto di postazione commerciale, quindi sono veramente degli avamposti che hanno un po' il senso, come dire, del commercio fiammingo nelle aree baltiche, cioè sono dei punti avanzati dove la cultura etrusca fa da specchietto e da diffusore, insomma, più che da omologatore culturale, che è una bella lezione che gli etruschi hanno lasciato nella storia. E questa è la prima. Spero sia sufficiente per l'ho risposto. La seconda domanda era una criticità. Quali sono le criticità negative? Oh mamma mia! Alle prossime due ore a disposizione. A me piace più parlare così bello delle criticità. Ma innanzitutto adesso puoi dire, la criticità sembrerebbe quella di non poter più esercitare le funzioni di valorizzazione sullo stesso territorio. Cioè noi abbiamo fatto finora, io come Luigi, ormai abbiamo quasi 40 anni di carriera alle spalle, quindi noi abbiamo fatto per 40 anni i progettisti culturali di un territorio, perché poi i sindaci a noi conoscono, a noi si rivolgono, no? Per fare progetti, per fare musei, per fare libri, per fare scavi, per fare documentari, audiovisivi, insomma sono le sovrintendenze, il front office del territorio su queste cose. Sembrerebbe che adesso questa cosa non ci appartenga più, perché la nostra mission principale è la tutela e la ricerca. Io credo che non sia così, io credo che avesse ragione Alfonsina quando ha fatto quel passaggio dicendo noi li prepariamo, poi loro li gestiscono. Ecco, io credo che la criticità possa essere risolta con una lettura illuminata della riforma, secondo la quale le sovrintendenze comunque detengono la competenza del contenuto di queste cose, perché quindi, poi il polo non ha un contenuto selezionato e selettivo. Quindi le sovrintendenze progettano la valorizzazione, la funzione, l'importanza di un contesto rispetto a un altro. Noi decidiamo ogni giorno quello che salviamo, quello che valorizziamo, quello che chiudiamo, quello che apriamo, cioè. E questo è frutto di un pensiero, dovrebbe essere frutto di un pensiero scientifico, di un progetto scientifico. Quindi noi, secondo me, dobbiamo continuare a fare questo mestiere nonostante la politica sembri dire altro, ma lo dice a metà. E quindi in questa zona d'ombra forse possiamo cogliere l'opportunità di liberarci, perché, le ripeto, a me piace parlare sempre in positivo, possiamo cogliere l'opportunità di liberarci della gestione, perché la gestione è veramente un altro mestiere. Cioè, come sovrintendente. Esatto, far funzionare un'area archeologica, organizzare degli orari che siano compatibili con il visitatore, strutturare il personale di accoglienza in maniera tale che sia veramente accogliente e non respingente,
come dire, cogliere le opportunità del turismo crocieristico piuttosto che... Questo è un mestiere che forse gli archeologi non vogliono e non sanno fare fino in fondo. Possono ascoltare il territorio, possono ascoltare i sindaci, possono ascoltare gli stakeholder, ma secondo me la gestione di questo è un'altra cosa. Forse noi ora ci possiamo liberare di questa parte che è meno specialistica e possiamo dedicare più tempo alla progettazione scientifica, che secondo me è la vera valvola del futuro. Cioè, noi dobbiamo fare un parco progetti. Questo parco progetti lo dobbiamo fare proprio noi, non lo possono fare gli altri. Questo parco progetti poi può essere finanziato, gestito. Noi non siamo più stazioni appaltate, noi non siamo più niente lì dove... Ma questo ci lascia lo spazio per studiare e progettare, che secondo me è un'opportunità. Quindi io ho parlato di criticità piuttosto di opportunità, ma mi diverto molto. Condivido pienamente quello che dice Bene. In effetti noi siamo archeologi in sostanza. A me come proprio anche preparazione, come tutto quello che è la mia esperienza passata, a me intanto piace moltissimo, questo perché lo dico, avere un contatto con la società civile, penso che in questi anni ho dato dimostrazione di questo, e quindi voglio colgo le esigenze delle associazioni, del territorio. Effettivamente è giusto quello che dice Adele, noi come sovrintendenza, perché siamo comunque l'interlocutore prossimo, no? Di tutte le progettazioni che avvengono nel territorio, le trasformazioni, no? Noi siamo forse l'istituzione che più è in stretto contatto, no? con i comuni, con i privati anche, no? Che realizzano i loro. Quindi sentiamo quelle che sono le esigenze e questo, le esigenze comunque soprattutto per quanto riguarda proprio le trasformazioni del territorio stesso. E quindi io penso che questa sia una prerogativa soprattutto della sovrintendenza archeologica, archeologia nella riforma. E dobbiamo trarre, no, da questo continuo scambio con i cittadini l'insegnamento per poter andare avanti, l'insegnamento ma anche i suggerimenti per poter andare avanti, e questo è comunque la prima esigenza che il territorio deve esprimere a noi, e noi dobbiamo comunque tradurlo, e questo penso che nessuno ce lo possa togliere, nessuna riforma, questa è la nostra competenza, no? E quindi nessuna riforma ce lo può togliere. Quindi dico assolutamente, sono d'accordo con quello che dice Adele, noi dobbiamo essere dei laboratori di progettazione sempre però con i cittadini, no? Come interfaccia dobbiamo avere i cittadini. I cittadini sono i nostri primi interlocutori, noi dobbiamo in qualche modo esprimere le loro esigenze, cogliere le loro esigenze di sviluppo, di trasformazione e tradurle, ovviamente compatibilmente con quella che è il nostro compito istituzionale, che è quello poi anche di preservare il contesto territoriale, ma per darlo alle future generazioni, che questo è il nostro obiettivo. Quindi su questo sicuramente lavoreremo, continueremo a lavorare, e quindi assolutamente questo è quello che faremo nel territorio del Viterbese, no? Infatti si pensa anche a questo sistema archeologico della città di Viterbo, che dobbiamo mettere a punto con lo stesso comune di Viterbo. Noi abbiamo delle aree straordinarie che ancora sono private, no? Ferento, però e Acqua Rossa, però si sta muovendo qualcosa, no? Nel canne si vede, abbiamo sistemato Acqua Rossa, Ferento,
adesso c'è anche a Totuscia, quindi insieme stiamo piano piano stiamo realizzando quelli che sono i nostri obiettivi, che sono poi gli obiettivi del territorio. Quindi questo è importante lavorare anche insieme, quindi saper ascoltare, noi come istituzione dobbiamo saper ascoltare il territorio. Cercherò di essere breve e di sviluppare quello che hanno detto le mie colleghe. Ma perché dicevo che questa riforma in realtà non è strutturale? Qual è l'obiettivo della riforma? L'obiettivo della riforma è la separazione dei musei dalla tutela materiale fatta adesso per l'emergenza. Non si tratta in realtà di una novità così rivoluzionaria. Io ho fatto il sovrintendente in regioni in cui di musei nazionali archeologici ne erano veramente pochi. Ho fatto il sovrintendente in Emilia Romagna, ma il Museo Civico il Museo Archeologico di Bologna è un museo civico. Tra l'altro è forse il museo archeologico più importante del nord Italia, è civico. Ho fatto il sovrintendente in Veneto, il Museo di Padova è civico. Ho fatto il sovrintendente in Lombardia, il Museo Archeologico di Milano è civico. Quindi in realtà questo problema del fatto che i musei sono stati staccati dalla sovrintendenza non è una novità strutturale. Il problema che andava affrontato, che a questo punto deve essere affrontato, visto che nei confronti dei musei abbiamo a questo punto le sovrintendenze hanno un altro interlocutore che sono i poli museali, è il fatto che i musei archeologici, a differenza dei musei di altro tipo, sono musei in continua evoluzione, cioè una pinacoteca storica ha delle acquisizioni, ma sono delle acquisizioni molto limitate. Invece un museo archeologico, per sua natura, essendo legato al territorio, è in continuo incremento, quindi a seconda delle nuove scoperte avrebbe bisogno di modificarsi in continuazione, il che rende i musei archeologici profondamente diversi dagli altri musei. Quindi quello che andava fatto era chiarire bene che i musei archeologici comunque non sono musei come le pinacoteche o altro tipo di musei. Ora invece facendo i polimuseali mettono insieme realtà molto diverse, che hanno quindi esigenze molto diverse. Quello che noi dobbiamo evitare è trovarci negli stessi problemi che avevamo con i musei civici, tra l'altro forse anche Viterbo è un museo civico, esatto, con i musei e poi i museali. Cioè bisognerebbe, noi dovevamo superare il problema di come rapportarci con i musei civici, e non vorrei che gli stessi problemi che c'erano prima con i musei civici adesso si trovassero anche con i poli museali. Il problema è come comunicare e esporre nuove scoperte all'interno di realtà museali che non sono sempre pronti ad accoglierle. Quindi la riforma in realtà non è il vero problema, il problema è diverso, è come riusciamo a rendere i musei archeologici pronti a modificarsi per accogliere nuove scoperte. Questo è il problema di fondo. E l'altro problema di fondo è che le sovrintendenze hanno dei problemi di carattere, per affrontare la tutela, di carattere strutturale, cioè noi abbiamo ormai un personale che ha un'età media che supera i 55 anni e abbiamo dei quadri intermedi tremendamente carenti, cioè ci mancano restauratori, ci mancano fotografi, ci mancano assistenti di scavo, ci mancano i quadri intermedi, mentre per fare tutela efficiente dobbiamo avere soprattutto dei quadri intermedi pronti. Questi sono i veri problemi attuali che dovrebbero essere risolti da una riforma che veramente volesse rendere le sovrintendenze degli strumenti efficaci nella tutela. Quello che a me preoccupa non è tanto la suddivisione tra valorizzazione e tutela, perché come dicevano i miei colleghi, in realtà, in ogni caso, essendo la sovrintendenza quella che scava, la valorizzazione passa comunque per la sovrintendenza. Sarebbe strano che non fosse così, è quasi obbligatorio, una nuova scoperta è la prima cosa che vuole essere valorizzata, lo sappiamo tutti. Qualcosa che fa notizia sui giornali non è il materiale che sta già nei musei, è quello che viene trovato. E quindi la valorizzazione. Quello che mi preoccupa molto è la scissione invece tra la ricerca e la tutela. Perché alla base di una tutela corretta c'è una conoscenza di quello che noi facciamo. E quindi dobbiamo avere un grosso incentivo a avere personale estremamente specializzato, specialmente nel ruolo di responsabilità, perché l'archeologia, signori, è un fatto di scelte, è sempre un fatto di scelte, non c'è una tutela che è astratta e giuridica, la tutela è fatta di decisioni, per decidere se una struttura deve rimanere in posto, se deve essere risepolta, deve essere valorizzata o può essere asportata perché è più importante scavarla,
bisogna conoscere l'archeologia, cioè bisogna sapere cosa è veramente importante in quella situazione che stiamo scavando. Quando io faccio uno scavo e poi decido di valorizzare qualcosa, di solito privilegio una fase, perché lo scavo è sempre asportazione, è sempre distruzione. Se io voglio arrivare agli strati etruschi, prima devo togliere quelli medievali, quelli romani, compagnia bella. Togliendo quegli strati faccio delle scelte. Io devo scegliere qual è la fase che decido di mantenere in vista, per fare uno dei tanti esempi. Quindi alla base della tutela ci deve essere la conoscenza, ci deve essere la ricerca. Se non avremo dei bravi archeologi preparati in tutti i posti di responsabilità, che siano archeologi, probabilmente faremo una pessima tutela. Perché una tutela che è esclusivamente giuridica, basata sul valore patrimoniale, è una pessima tutela. Allora, la prima o la seconda domanda? Perché la prima è più positiva, ovviamente sulla Toscana è gioco facile, perché se non è terra degli Etruschi la Toscana non credo di dover aggiungere altro. Notoriamente dal Tarno e Tevere, notoriamente credo 7 su 12 delle città della Dodecapoli etrusca siano in Toscana, poi una in Umbria e 4 nel Lazio, quelle che tradizionalmente si considerano le città della Dodecapoli etrusca. Quindi parlare di Etruschi in Toscana è solo un invito a nozze, quindi l'unica cosa che posso fare è invitarvi a venire dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze, anche se è passato al Polo, ma appunto non lo vediamo come un conflitto, no? E a tutti gli altri musei, che sono anche musei civici, qui al confine abbiamo tutto il territorio del Grossetano, no? Che confina col Viterbese o della Val di Chiana, Umbria, strettamente correlato Umbria-Alto Lazio, lì terra degli Etruschi, dalla necropoli di Sovana, di Pitigliano, dal Museo di Tusi con tutte le sue necropoli e tombe dipinte. Quindi dal punto di vista degli Etruschi la Toscana non è che un immenso tesoro. Prima si parlava di tesoro economico, ma soprattutto tesoro in quanto appunto portatore di un valore fondante, che è quello che siamo stati, quindi la nostra civiltà. Le criticità, un po' tutte quelle già dette dai colleghi, la carenza legislativa sicuramente, forse una legislazione più cara ci aiuterebbe anche nella quotidianità, nell'applicare come facciamo noi funzionari, che il termine dovrebbe, forse detto così molto semplicemente, dovrebbe significare che facciamo funzionare qualche cosa al servizio della collettività e del patrimonio culturale, e questo non c'è. Non ci sono forse neanche quindi presupposti per fare quella che il dottor Malnati definiva una buona ricerca. Perché? Perché spesso noi siamo tuttologi, passiamo da, non so, appunto come direttore di musei, dalla gestione del personale alla strutturazione dei turni, alla carta igienica del bagno, così mi si consente anche questi aspetti non troppo nobili, fino ai grandi progetti, fino alle autorizzazioni per la costruzione di un edificio pubblico ma anche privato, fino alle costruzioni delle grandi infrastrutture. Ed ognuna di queste scelte io la chiamo una scelta di vita, nel senso cruciale che diceva il dottor Malnati, cioè quello che io in quel momento sono chiamata a decidere cambia in piccolo magari, ma la storia di un popolo, di un territorio. Quindi abbiamo una responsabilità etica enorme e ce la sentiamo tutta sulle spalle, e non è sempre possibile dedicare tutte quelle ore di studio che vorremmo, perché per decidere, come diceva dottor Manati, se un edificio va solo coperto o va smantellato o va in parte rimosso, dobbiamo prima capire di che si tratta. Non c'è conservazione senza base conoscitiva e quindi conseguentemente senza fruizione e valorizzazione, e per questo mancano purtroppo anche le risorse economiche. Ormai abbiamo, per poterci recare sul territorio, non ci sono più gli scavi fatti dalla soprintendenza, gli scavi sono in concessione o di urgenza, ma anche quelli di urgenza molto spesso pagati dal committente, no? Grazie anche a una norma del codice appalti pubblici. E mi mancherebbe, direi, anche una strumentazione adeguata, sia professionale, di figure intermedie di cui parlavamo, non abbiamo tecnici, non abbiamo restauratori, non abbiamo topografi, ma non abbiamo una strumentazione adeguata ai tempi. Oggi si parla di Etruschi 3D. Io uso il mio portatile in sovrintendenza, il mio iPhone, perché ho un cellulare d'ufficio che è da 30 euro. Noi abbiamo una macchina d'ufficio, la guidiamo, ma non è per... E questo non dovrebbe neanche essere detto, perché semplicemente abbiamo la fortuna di avere un lavoro. Io ho vinto un concorso, ho la fortuna di lavorare nel settore per cui ho studiato,
come diceva il dottor Mannati, non tanti archeologi riescono a farlo, quindi non lo vorrei neanche dire, però ovviamente non è tanto metterci la benzina, è proprio non poter andare spesso su un territorio, non poterci pernottare, non poterci stare fisicamente al punto tale da conoscerlo e da accogliere quell'istanza di tutela che prima di tutto parte dal territorio. E che io archeologo, con una sorta di medium, ma di appunto di interprete, leggo nella trama della terra, perché l'archeologo legge i segni della terra. Tutto questo personalmente, quello che mi di tendenza, ci manca. E lo vorremmo avere, ma non per un macerato senso di orgoglio oppure di dignità o anche di gloria personale, ma per questo, perché è quello che il territorio ci chiede, perché è questo che quel territorio che andiamo a tutelare merita. Questo penso. Grazie per una grande passione con la quale sentite i problemi che invece magari di qua pensiamo, capito, che non siano problemi che sentiti dalla situazione. Questo la stampa, grazie. Una domanda. Buonasera, Teresa Vierini, Tatruria. Intanto grazie per l'ultimo intervento, dottoressa, ho dato un paio di spunti molto interessanti che rigiro ovviamente, essendo della zona, la dottoressa Rousseau, mi perdoneranno gli altri, ma chiaramente il nostro interesse è concentrato su quello che è il nostro territorio e la nostra storia. Ne abbiamo parlato, è venuto fuori, qui abbiamo dei tesori enormi, abbiamo Casteldasso, abbiamo Norchia, abbiamo Ferent, abbiamo Acquarossa. E indubbiamente, al di là del discorso del volontariato, che però secondo me è fondamentale la professionalità, e quindi ci vuole un progetto organico comunque alle spalle, poi il volontariato ottimo supporto, ma lo Stato in questo caso comunque deve essere presente. Ecco, volevo chiedere alla dottoressa cosa può essere, perché c'è tanto da fare, cioè, mi piacerebbe, ho sentito questa cosa della prospetta che non si può praticamente fare, mi ha intristito, perché mi chiedevo, magari la dottoressa viene di nascosto, non si presenta e chiede di visitare o va a vedere e trova chiuso. Cioè mi piacerebbe che o mandasse qualcuno, tipo un nascosto con le telecamere, perché c'è veramente tanto da fare, mi piacerebbe che stasera, visto che il progetto riguarda la nostra storia, si potesse lanciare qualcosa di buono partendo da Norchia, che è una ferita, io la ritengo una ferita enorme. Grazie. Norte e Casteldasso sono due spine proprio veramente nel fianco, no? Perché hanno delle problematiche enormi innanzitutto, ma questo penso che tutti lo sappiano, intanto la proprietà, perché sono di proprietà privata e quindi anche come valorizzazione, anche per avere fondi proprio, e quindi è già più problematico. Comunque si sta facendo tanto, innanzitutto quello che diceva anche il presidente di Acchiotuscia per quanto riguarda Norchia, stiamo portando avanti dei progetti in collaborazione con i privati proprietari, in questo caso anche il progetto di Serra Cavallo, della piccola tomba di quell'area, era un progetto perché sta proseguendo in accordo, in collaborazione con il proprietario dell'area, quindi questo è già un buon punto di partenza, perché innanzitutto ovviamente i fondi per un esproprio non ci sono, la stessa cosa anche per Casteldasso, è quello che si vuole portare avanti anche con le associazioni di volontariato, però ovviamente deve essere più un intervento proprio strutturale, importante, quindi io personalmente ho cercato con la Regione Lazio, e forse qualcosa si muove per un progetto proprio sulle necropoli rupestri, sulle necropoli rupestri interne, quindi le ture interne, quindi un progetto più ampio, un progetto che potesse in qualche modo cooptare fondi per la messa in sicurezza e conservazione delle sepolture, delle tombe, quindi delle pareti tufacee, perché presentano una serie di problematiche notevoli legate alla vegetazione che ormai ha preso il sopravvento si è fermato il progetto come se fosse fermo agli anni 80, perché c'è stato questo grande intervento nell'85 quando ci fu all'epoca l'anno degli Etruschi, nel quale ci furono una serie di interventi proprio
due necropoli, sia Casteldasso che Norchia, e poi tutto abbandonato per decenni. Quindi riprendere un po' il discorso è chiaramente difficile, quindi innanzitutto una sinergia delle proposte con i proprietari, e poi riuscire a progettare proprio quello che si vuole fare. Quindi c'è questo progetto Necropoli Rupestri, e anche un progetto che dovremmo portare avanti, anche quello di parco archeologico, no? Generale, importante. Partendo da quello, poi bisogna pensare per lotti, riuscire a recuperare per lotti, perché tutto subito non si può fare. Quindi partiamo da questa proposta di parco archeologico, coinvolgiamo i proprietari, no? Perché è importante, e poi cerchiamo di catalizzare una serie di fondi da parte anche degli enti, progetti europei. Quindi, però lì bisogna appunto progettare, questo lo stiamo facendo comunque. Grazie. Allora, innanzitutto buonasera, grazie per i vostri interventi. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che io sono l'archeologa responsabile del progetto di Norchia della tomba a Casetta, e abbiamo presentato un progetto proprio alla sovrintendenza che includeva soprattutto la valorizzazione e la diffusione. Perché poi io come archeologa so che è meglio degli archeologi valorizzare e diffondere il patrimonio culturale, poi non c'è nessun altro, credo, e anche gestirlo, perché poi ho fatto anche un master e secondo me noi abbiamo anche queste grandi capacità di gestione. Per quanto invece riguarda la domanda, colgo l'occasione proprio rispetto a tutte le cose che avete detto, soprattutto con la nuova legge, avevo voglia di sapere le vostre opinioni o quantomeno una forma di collaborazione con il ministero che si occupa di fare queste le nuove leggi sui poli museali, se avete parlato di questo, se comunque c'è una possibilità di migliorarla la legge, visto che sembra che vi dà anche una sorta di difficoltà poi nel gestire la situazione. Chi risponde? Dottor Mallana. Lei sta parlando della riforma organizzativa del Ministero, ma credo che adesso grandi possibilità di modifica rispetto all'organizzazione che è stata data non ce ne siano, è appena iniziata, si sta aspettando di vedere in che modo si attua. C'è nella finanziaria, come probabilmente sapete, la possibilità da parte del Ministero di effettuare nuove modifiche che consisterebbero, da quel che si capisce, nella possibilità di accorpare anche le sovrintendenze archeologia alle altre sovrintendenze di tutela, quindi la sovrintendenza attualmente dei beni culturali e delle arti e paesaggio, e quindi creare praticamente delle sovrintendenze uniche su base, non si capisce su che base, non c'è scritto. C'è scritto semplicemente che serve la possibilità da parte del Ministro di accorpare ulteriormente le sovrintendenze, creando le sovrintendenze onnicomprensive, che è un vecchio progetto, e anche la possibilità di accorpare le direzioni generali. Anche qui, in linea di principio, naturalmente noi archeologi siamo contrari, nel senso che l'archeologia è una sua specifica caratteristica metodologica, qui è molto difficile pensare di poter convivere in sovrintendenze tutte miste. Per quello che ne posso dire io, questa esperienza l'ha già fatta in Sicilia, dove sono state create sovrintendenze provinciali uniche, e non pare funzionino molto bene, ma soprattutto è stata tentata in una regione che per finanziamenti e capacità economiche avrebbe avuto tutte le possibilità di riuscire bene, che è il Trentino Alto Adige, dove nelle due province autonome è stata tentata l'esperienza della sovrintendenza unica con risultati
che non sono stati buoni, per cui mi risulta che sono poi tornati indietro. Lo stesso mi pare anche in Val d'Aosta, sì. Quindi, però questa attualmente è semplicemente una possibilità, che non è detto che venga per forza attuata. In ogni caso, anche in questo caso, di principio, tutte le riforme di carattere organizzativo non sono di per sé negative, dipende poi da come materialmente vengono poste in essere e da che uomini poi le attuano, perché il problema è fondamentalmente quello. Può anche funzionare la sovrintendenza unica se c'è una struttura organizzativa chiara, se riusciamo a trovare dei sovrintendenti unici che hanno una capacità a quel punto più di carattere gestionale amministrativo che di carattere tecnico, e se poi i tecnici hanno i poteri necessari e le competenze necessarie per svolgere il proprio lavoro. In Francia, per esempio, c'è un'organizzazione che assomiglia molto alle sovrintendenze uniche, ma in Francia esiste l'ENA, la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, e il sistema amministrativo francese è molto molto efficiente. Quindi, ripeto, il problema delle riforme di carattere organizzativo, che sono quelle che hanno gestito il nostro Ministero negli ultimi 20 anni, è che non è tanto la struttura in sé che può essere buona o cattiva, è come viene calata sul territorio e come viene fatta funzionare. Le sovrintendenze regionali, che adesso di fatto hanno abolito, trasformandole in commissioni regionali, erano nate inizialmente negli anni 90 per dare la possibilità ai sovrintendenti di scorporare la parte amministrativa gestionale, secondo un ragionamento che aveva una sua logica, cioè i sovrintendenti sono dei tecnici, lasciamo loro la parte tecnica e diamo a un sovrintendente regionale, eminentemente doveva essere di carattere amministrativo manageriale, tutta la gestione di quelle pratiche di carattere amministrativo, per esempio la gestione del personale, che per i sovrintendenti sono un peso. Poteva funzionare, ma è stata applicata in modo sbagliato, è stata data questa competenza a dei tecnici, sono dovuti inventare direttori regionali, poi abbiamo avuto direttori regionali architetti che facevano prevalentemente l'architetto e che conoscevano molto male l'archeologia, e anche poi dei direttori regionali archeologi o storici dell'arte magari non conoscevano le altre materie. Di per sé l'idea non era sbagliata, l'applicazione palesemente non ha funzionato, tanto è vero che adesso siamo tornati indietro. Però anche qui siamo tornati indietro, ma non abbiamo abolito le direzioni regionali tout court, abbiamo creato questi segretariati regionali che sono una via di mezzo, con un segretario regionale che è pari grado ai sovrintendenti che dovrebbe coordinare. Quindi, voglio dire, no, non lo so se funziona o non funziona, però è il metodo che secondo me si cerca di risolvere il problema alla fine, mentre il problema è strutturale. Poi dobbiamo metterci bene in testa cosa vogliamo fare dei beni culturali in questo paese, avere una legge che è mirata a risolvere i problemi di tutela e anche di valorizzazione e di studio. Su quella base si imposta poi un'eventuale riforma dell'organizzazione. Svelto ragazzo. Allora, io mi chiamo Mauro Galeotti e provo a fare il giornalista, ci provo perché non è tanto facile. Allora, quale migliore occasione questa, caro sindaco di Viterbo, per avere avanti 4 rappresentanti delle sovrintendenze per dire che ho un figlio che è archeologo e quindi chiedo a tutti una raccomandazione per farlo lavorare da voi, no? Può essere un'occasione, poi la dico pubblicamente, quindi può essere pure positiva, siamo quando vi becca tutte e 4. Quindi quando volete, io ho un figlio archeologo che è uscito dall'Università della Tuscia e per fortuna mia e sua fa il commesso. Questo lo dico perché è veramente disarmante sentirvi positivi tutti e 4, perché siete tutte e 4 belle persone, anche perché chi fa l'archeologo non può essere una persona cattiva, chi fa il musicista uguale non è una persona cattiva, quindi è una scelta molto importante e molto coraggiosa, perché sicuramente trovarsi avanti a delle situazioni come può essere Pompei, adesso per andare un po' lontano, per andare al nord, ma io vivo la mia terra,
da 65 anni, quindi ho nel cuore il mio ambiente, no? Perché poi respiro etrusco. Però quando poi sento Alfonsina Russo, che è tra l'altro molto gentile e cortese, questo già è una prerogativa positiva per un archeologo sovrintendente, e vedo che Casteldasso, Norchia, sono abbandonate a loro stesse. Il problema grosso, o forse il non problema, ma non lo so, è quello che sono privati. Il privato a volte può essere importante, come un certo Stelliferi che tira fuori soldi da Caprarola, lui vende le nocciole e tira fuori soldi per restaurare dei siti archeologici, quindi gente nobile esiste. Esistono anche le associazioni di archeologia, Archeotuscia, Archeoares e altre, insomma, che veramente danno il sangue per poter portare alla luce, togliendo le erbacce, Norchia, Casteldasso, eccetera, Ferento pure. Che una delle cose che mi angoscia molto è la strada a Ferento che finisce sotto la terra, cioè c'è la strada antica e che poi a un certo punto interrompe perché batti le ginocchia addosso alla terra che sta sopra la strada. È angosciante, perché io da ragazzo passavo lì, ma perché nessuno le scarica, nessuno, diciamo, toglie questa terra? Era un po' così, però poi giustamente ci sono sempre i soldi dietro. Però io volevo tanto complimentarvi con tutti e quattro, specie quelli che sono venuti da lontano, che ci ha fatto veramente piacere conoscervi, però volevo anche dirvi alcune cose, non tanto etrusche, perché poi ci parliamo tanto addosso, no? ci diciamo tante cose. Io quando vedo la televisione due persone che parlano, sento il primo ha ragione, sento il secondo ha ragione, eppure sono in contraddizione l'uno con l'altro, non ci capisco più niente. Quello che volevo dire ad Alfonsina Russo, noi abbiamo a Viterbo, a distanza qui di 100 metri, 200 metri, non cose etrusche, anche se il cuore del Duomo etrusco, ci sono alcune chiese che sono di privati, purtroppo, per fortuna, non lo so, perché sono senza tetto. Allora, c'è Santa Croce che è senza tetto, c'è Santa Maria Maddalena con degli affreschi importanti rovinati. Lei, se entra in quella chiesa, sembra uno scavo archeologico, perché hanno bucato tutto il pavimento, che avranno trovato qualche osso, perché non credo che potranno trovare altro. A distanza qui di altri 100 metri c'è la chiesa di Santa Maria della Palomba, che è di un ristorante. A questa chiesa manca il tetto, no? E c'è un pezzetto di abside. Cosa fa il gestore del ristorante? Copre la chiesa con una tenda bianca, di quelle che non ci piova adesso, e è brutto. Allora, ma perché non far mettere il tetto, ad esempio, a questa chiesa? Almeno quello la utilizza. E se, io credo che uno gli dice: perché ci fa il tetto? Lui lo fa sicuramente, perché c'è una sua convenienza. Altra cosa curiosa, e poi chiudo, perché la domanda, che non c'è domanda, che devo dire, la chiesa di Santa Maria in Gradi, no, dov'è l'università? È partita bene, è stato messo il tetto, il cupolino e tutto, adesso è ferma. È un 700, però è di un Nicola Salvi che ha fatto la fontana di Trevi, insomma, non è uno qualsiasi. Ci vorrebbe qualcosa, una spinta in più, oltre che nel settore archeologico, che è basilare, ovvio, è stato qui per quello, però ci vorrebbe anche uno sguardo alla città in maniera diversa, come per esempio la Domus Dei, che è davanti alla chiesa di Santa Maria in Gradi, e era l'ospedale del 1200 dei Domenicani. C'è mezzo tetto che non c'è più, e un altro mezzo tetto è in lamiera, e l'altro è in terracotta, no? con le tegole. Cioè, ci vuole un'armonia per pensare a queste cose. Cioè, un tetto che è fatto in tre situazioni è incredibile. Ogni volta che passo mi fa morire, perché cerco di non guardarlo, perché non saprei cosa fare. Quindi non lo so, lei, io la vedo molto spesso qui da noi, è molto presente, io non voglio, però chi lo sa che se si può fare qualcosa di più, imponendo ai proprietari di togliere quello sconcio che ogni volta passiamo, la chiesa è demolita. Grazie. Con una battuta, cioè, ancora non ci hanno fuso, non ci hanno accorpato alla Soprintendenza delle Arti e Paesaggio, ovviamente. Quello che ha citato sono soprattutto competenze architettoniche, però che dire, sicuramente il sovrintendente delle Arti e Paesaggio avrà segnalato ai proprietari quello che ne so, di
ripristinare queste brutture, no, lo stato dei luoghi, quindi togliere queste brutture, sicuramente, conoscendo il collega, l'architetto Bureca, sicuramente, perché è una persona molto sensibile, quindi immagino. È chiaro che noi abbiamo un territorio immenso, no, partendo anche dalle problematiche che sono state più volte citate in questo questa sede, cioè le necropoli rupestri. Dovete tenere presente, ci sono molti fattori, allora non è solo il fatto che sia proprietà privata, no? Ci sono tanti fattori che incidono, intanto anche la sensibilità dei cittadini, perché vedere alcune necropoli ridotte a discariche, io mi ricordo quando anche, non solo necropoli, ma anche siti, quando ho visto la prima volta Acqua Rossa, l'ingresso di Acqua Rossa è una discarica, però con l'Istituto Svedese, anche con il comune, abbiamo lavorato, abbiamo realizzato la strada, la gente vede adesso un sito curato e ovviamente non lo considera una discarica. Quindi ci sono tantissimi fattori che va dall'educazione civica dei cittadini in primo luogo, i fondi che sono fondamentali, no? Perché prima sia Castelbasso che Norchia erano comunque, c'erano dei percorsi, c'erano dei pannelli didattici, c'erano più, perché sono state abbandonate se stesse, proprio perché c'è stato una recessione, no? riuscire a rendere, ma qui ci vogliono tanti anni, questi luoghi economici, cioè in modo tale che suo figlio possa comunque lavorare e non fare il commesso, possa fare l'archeologo, ma per raggiungere questi risultati ovviamente occorreranno anni e anni, decenni, noi sicuramente non lo vedremo. Però io sogno, in qualche modo penso che però siamo sulla buona strada, perché la sensibilità di oggi non era quella degli anni 60, quando hanno distrutto i centri storici, adesso invece no, quindi c'è stato un progresso tangibile e sicuramente nei prossimi anni, se riusciremo a tutelare questi territori, li vedremo questi luoghi, a partire dalle necropoli rupestri, come delle opportunità, non delle opportunità, come proprio delle basi per lo sviluppo territoriale e per i giovani generazioni future. Non so se suo figlio riuscirà, adesso questo non lo so. Me lo auguro. Andrà a fare l'idraulico, guardi. Vedo, guadagna di più. Questo vedo veramente almeno minimo 20 anni, minimo. Comunque grazie. Solo una cosa, io credo che noi dobbiamo lanciare una sfida alla politica, noi dobbiamo cominciare a votare le persone che mettono nei loro programmi cose sensate sulla cultura. Brava. E che poi mantengano i loro, perché molti li mettono nei loro manifesti elettorali, ormai ci sono molte persone che fanno della cultura una specie di... ma costringerli poi a rispettare il programma che hanno fatto e votare soltanto le persone giuste. Non abbiamo altra strada in questo momento. È vero. Perché la cultura non si può fare senza soldi e non bisogna farla soltanto perché diventi un volano economico, perché in molti casi noi abbiamo il dovere dell'educazione al patrimonio e come manteniamo gli ospedali e le scuole, così si mantengono i musei e le aree archeologiche, perché sono luoghi di tutti, in cui personalmente sono contrari addirittura alla bigliettazione. Sotto i 50.000 visitatori la bigliettazione è assolutamente inutile, è uno spreco di soldi, di tempo e di personale. Quindi noi dobbiamo essere in grado di mantenere dei luoghi che sono del territorio e che appartengono al territorio. E questi luoghi sono un onere pubblico, senza sprechi, trasparente, quello che deve fare, ma sono un onere dello Stato, non possono essere abbandonati. Però per essere concreti, allora sì, certo, però nei fatti il bilancio dei beni culturali in Italia, per quanto mi pare che sia leggermente superiore, è uno dei più destinati ai beni culturali, una percentuale nettamente inferiore a quella di tutti i maggiori stati europei, compresi la Spagna e quant'altro. È chiaro che non si fanno le nozze con i picchi secchi, quindi è chiaro che se noi vogliamo mantenere questo patrimonio in condizioni adeguate, dobbiamo rassegnarci a investire dal punto di vista dello Stato innanzitutto,
è inutile cercare più di tanti finanziamenti privati. I finanziamenti privati vanno a ciò che è molto visibile. Il patrimonio culturale non è sempre così immediatamente appetibile. Quindi, finché definiremo una cifra così irrisoria del bilancio statale e beni culturali, è chiaro che più di miracoli non si fanno. L'altra questione, che questo riguarda specificamente gli archeologi, perché la mia esperienza purtroppo è ampia, avendo fatto per la 40 anni funzionario, da 20 anni soprintendente, sono uno dei più giovani studenti d'Italia, da 20 a 39 anni, quindi ho fatto il supplente in 4 regioni, ho fatto il direttore generale per 4 anni e compagnia bella. Anche gli archeologi devono fare delle scelte. Lasciare in vista i beni archeologici non è sempre una scelta intelligente. Bisogna fare delle scelte anche in questo campo e decidere cosa può essere lasciato in vista, perché è facile mantenerlo, e cosa invece è meglio risseppellirlo. Perché mantenere in vista le cose costa molto, la manutenzione costa, i diserbi costano. Noi abbiamo lasciato in vista negli anni, negli ultimi decenni, un sacco di piccole aree archeologiche, sulla spinta molto spesso delle amministrazioni locali, sull'onda del momento. Quando passa il momento in cui la cosa fa notizia, molto spesso queste aree archeologiche rimangono sulle spalle dello Stato come beni da mantenere, ed è un costo incredibile. Io ho fatto un censimento in Emilia Romagna, sono tornato da un anno in questo, da meno di un anno in quella regione, ci sono 130 aree archeologiche visibili in Emilia Romagna, strutturate 3, le altre sono affidate a comuni, a privati, ma così non funziona, molte sono in condizioni non praticabili. E quindi c'è un problema dell'amministrazione dello Stato, c'è un problema anche della comune sentire, ci devono conoscere bene quali sono i problemi. Le cose non si mantengono da sole. Vero. Detto questo, mio figlio voleva fare l'archeologo, l'ho spedito l'ultimo anno di liceo a fare lo scavo archeologo, ma non dove ero soprintendente io in Friuli, è tornato e si è scritto ad economia. È un consiglio. Detto questo, può darsi che ha commesso anche lui, però. È un consiglio. Grazie. Se posso, vorrei una cosa personale, cioè fare un piccolo intervento personale. Io credo che sia molto importante, proprio perché non accada tutto quello che vediamo, che la divulgazione e si approfondisca la conoscenza del territorio nella gente che ci vive, perché più lo conosciamo il posto dove viviamo, più sappiamo quanto sia importante che rimanga intatto, e meno ci saranno le discariche, perché più saremo di noi. Se vedono uno che scende e butta una rosa, io vincio, mi faccio arrestare sul posto, capito? Esatto, io credo che il problema sia questo, cioè forse è il problema che si toglie dalle scuole la storia, si toglie la memoria storica. E questo noi oggi siamo anche pessimi divulgatori, devo dire. Non è che facciamo un errore. No, in generale gli inglesi hanno un'altra capacità di spiegare le cose. Noi facciamo dei gran convegni scientifici, bellissime riviste che non vendono, che però le capacità di divulgare l'archeologia è una cosa difficile, per cercare di spiegare che l'archeologia racconta qualcosa. Non è semplicemente... Senza parlare. Esatto. Capito? Non è facile. No, non è facile. Io voglio dire una cosa... No, io voglio dire però una cosa proprio al dottor Malnati. Noi stiamo a Viterbo, stiamo vivendo questa esperienza degli Etruschi in 3D. Voglio dire che il dottor Malnati in questa fase è stato un po' il papà, perché è stato il primo che mi dette l'autorizzazione. Un'autorizzazione a fare la mostra in tre righe. Esattamente di che cosa stavamo parlando e tutto il via. Questa è la chiave, forse, no? Della cosa. L'immediatezza della dottoressa Turchetti, la rapidità della dottoressa Campanelli. Cioè, il segnale che stiamo trasmettendo, io mi sono profondamente grato, perché ho voluto questo incontro con il pubblico proprio per questo motivo, per far capire che i sovrintendenti ci sono e che hanno le mani a volte più legate delle nostre, insomma, quindi questo è il punto. Però ci dobbiamo capito, ecco, lavorare insieme, che noi siamo. Anche noi. L'ultima cosa che volevo dire a proposito del fatto di non essere ottimi divulgatori. Da quando è arrivato il dottor Pessino, che a un certo punto rappresento, mi è stato chiesto di occuparmi dei servizi educativi della soprintendenza, così di tutta la Toscana.
E, insomma, abbiamo 150 progetti di attività varie che vanno dalle conferenze con visite guidate, laboratori didattici di tutti i tipi e spalmati su tutto il territorio toscano, non solo nei musei ma anche presso le aree archeologiche, non solo, andiamo presso case circondariali, abbiamo fatto convenzione con l'Ente Nazionale Sordi e con l'Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti, perché siamo convinti, è difficile perché noi parliamo un linguaggio se volete sordito, aulico, per tecnici, un po' come il dottore quando vi spiega che cosa avete, ma se lo fa parlando con un collega non capite niente, voi siete costretti a chiedere che vi traduca in termini più comprensibili, più semplici, quello che vi è stato diagnosticato. Non so se mi posso permettere, stamattina stavo in tipografia a Firenze chiudendo la guida di cosa, e giustamente il grafico mi chiedeva che voleva dire un quadrante della serie semionciale, quindi abbiamo deciso di togliere, di mettere moneta repubblicana coniata presumibilmente intorno al 90 avanti Cristo. Avevo in mano il mio ombrello, stavo uscendo, il mio ombrello aveva a parte il manico conformato a gatto silvestro, e scherzando mi hanno detto come lo descriverebbe un archeologo, ma non so, un corvo a sezione rettangolare desinente in una protova zoomorfa conformata a felino che taluni studiosi potrebbero interpretare come gatto silvestro. Ecco, questo sarebbe stata la conclusione per dirvi che oggi siamo qua invece e siamo molto contenti, credo, di parlare un linguaggio penso più vicino a voi, essere a disposizione di questo bellissimo pubblico per farvi capire quello che veramente facciamo e che in qualche modo ci apprezziamo anche a passarvi queste nostra grande passione, il nostro patrimonio che cerchiamo di tutelare prima di tutto, perché vogliamo che sia una tutela partecipata e quindi sia ancora più efficace. Grazie. È possibile sotto a casa fare un fil rouge di quello che come l'ho inteso io con il mio passato. Diceva prima l'amico Galeotti che ama Viterbo, ma tutti amiamo la città, tutti amiamo il territorio. Per riallacciarmi a ciò che diceva la dottoressa Campanelli, le cito Raffaella Capria, lo scrittore Raffaella Capria, che diceva che quando si modifica il territorio, si modifica, cioè una chiesa, una piazza, si modifica interiormente l'identità collettiva e individuale del territorio, perché quella piazza, quella chiesa non c'è più. E quindi l'intervento che faceva l'amico Mauro va in quella direzione, salvaguardare il territorio significa rispettarlo, rispettarlo. E come si rispetta un territorio? Dottoressa Turchetti, chiedo scusa se guardo il suo nome, perché noi ad esempio portiamo in giro le scuole medie, le scuole superiori, perché le scuole non conoscono il territorio, non conoscono pochissimi, come si... Cioè l'80% dei romani non c'è stato mai il Colosseo. E io credo che, non dico l'80, ma una buona percentuale non conosce Ferentro, non conosce Testa del Dasso, non conosce Norchia. Quindi come si può educare? L'educazione nasce dalle scuole, diceva bene il dottor Mannati, mi sembra, che l'educazione deve iniziare, io dico dalla famiglia, dalla scuola, dall'oratorio, dalla parrocchia, e educare al rispetto, educare al bello, essere etici, estetici. Quindi, che dire? Diceva la dottoressa Campanelli, i politici hanno una grossa responsabilità nella tutela del territorio, nel valorizzare il bene, il petrolio che ci abbiamo in questo caso a Viterbo, che è come tutta Italia. Grazie. Ci provo a dire una cosa anch'io. Se ce la faccio, non perché prima mi chiede di fare le cose e poi fa lui, insomma. Ma è così. Ringrazio Luigi Alessandro che si è dato molto da fare come al solito. Io vorrei dire solo un paio di cose. La prima riguarda l'aspetto di Norchia, che tanto Norchia, Casteldasso, San Giovenale, Ferento, Acqua Rossa, che tanto sta a cuore giustamente ai viterbesi. Voglio portare solo un esempio. Angela Turchetti ha lavorato fino a qualche giorno fa in una zona
molto simile, che è quella delle necropoli rupestri di Sovana e Pipigliano, il parco archeologico Città del Tufo. Ecco, ora vi pongo questo spunto di riflessione, intanto. Voi sapete che tutta questa zona è la zona più facile, cioè nel caso a nord, ma poi possiamo arrivare a Roma, ci sono una serie di vulcaniche. Allora, mi spiegate perché gli unici due comuni della Toscana che hanno la zona vulcanica che è di origine del lago di Bolsena hanno istituito il parco archeologico Città del Tufo? Che lo sanno fare? Città del Tufo è in Toscana, comuni di Sorano e Pigliano. Allora, ci vuole anche una volontà politica, ci vuole un'idea, ci vuole un sistema. È vero, le scuole servono a fare questo, ma servono anche le strutture, perché se noi abbiamo situazioni in cui i ragazzi delle scuole li possiamo portare a vedere aree che sono tenute nella giusta maniera e rese fruibili e in sicurezza come dovrebbero, i cavoni di Norchia ricordano la Turchia, ricordano esperienze che in pochi posti d'Italia forse si possono raggiungere quelle emozioni. Ma è vero, come dice Alfonsina Russo, è un tema complicato da affrontare, perché ci sono proprietà private. Va bene, anche a Sovana c'era la proprietà privata, anche a Castro, che recentemente è stato istituito come parco archeologico, ma era proprietà privata. Cioè, i problemi si affrontano e se c'è volontà si superano. Quindi da questo punto di vista gli esempi che abbiamo qui intorno, ma anche Ulci in parte ha i problemi più facili. Si ricorderà la Fonsina quando l'ultima tomba importante che abbiamo scoperto lì negli scavi, che la tomba delle mani d'argento, abbiamo discusso a lungo insieme se provare a tenerla fruibile al pubblico oppure chiuderla, e siamo stati costretti a prendere la decisione di chiuderla, perché non è possibile investire tutti i soldi che occorrerebbero per poi comunque avere un monumento a rischio. Allora, la scelta, come dice Luigi Mannati, vanno fatte, vanno sapute fare quando è il momento. In questo caso il patrimonio viterbese non ha da invidiare a nessuno. Il problema è che ancora è un'incompiuta. Adesso Alfonsina ha lanciato finalmente questo progetto, la sovrintendenza, di studiare la possibilità di realizzare il parco archeologico delle necropoli rupestri, mettendo con questo sistema, oggi che la nuova legge consente sui parchi archeologici di istituirlo come parco a rete, quindi utilizzando beni diffusi sul territorio, anche se non collegati direttamente. Ecco, questa è un'opportunità. Poi speriamo, io sono più ottimista, occorra meno di quello che il tempo che comunque sicuramente ci vorrà, e mi auguro che il figlio di Gaiotti presto possa invece lavori insieme a tanti altri nostri colleghi in quest'area. Sovana, per esempio, solo il parco di Sovana, dove io ho lavorato per 5 anni qualche anno fa, aveva 14 dipendenti, e scusate se poco, Sovana è un fazzoletto in confronto. Quindi bisogna anche pensare che lì facevo 80.000 presenze, quindi c'era un autosostentamento dovuta, quindi anche con la manutenzione, con i progetti, con un'integrazione tra progetti finanziati e impegno degli enti locali e quant'altro. Però vorrei, questa era la prima osservazione, il parco Città del Tufo si trova in Toscana. La seconda è quest'altra. Io ho posto il quesito iniziale, abbiamo sentito tanto Alfonsina Russo che dalle Campanelli puntare molto il dito sul bisogno di fare sistema, no? Luigi Mannati ha detto invece che c'è un problema anche normativo riguardo alla nostra situazione generale. Ma allora io vorrei chiedere proprio a Luigi Mannati, che io persevero, non sembra, se gli archeologi siamo la maggior parte, come categoria la disoccupazione è altissima, se i fondi sono pochissimi,
se c'è tanto da fare, ma abbiamo in qualche misura difficoltà comunque a muoverci in tutte le maniere. C'è una canzone tradizionale maremmana, toscana, però che dice a un certo punto il contadino preso da sconforto che fa adesso taglio la vigna e ammazzo la cagna, perché avanti non si va. Allora, io mi chiedo e chiedo a Luigi Mannati, c'è un futuro adesso, ma soprattutto che cosa si può fare e che cosa dobbiamo fare per avere un futuro? Allora, sgombriamo il campo dalla questione fondi. Il problema dell'archeologia in Italia non è un problema di fondi. Per l'archeologia militante, quella che fa gli scavi, il problema della manutenzione delle aree archeologiche è un altro discorso. Ma per quanto riguarda gli archeologi che fanno gli scavi, in realtà non è un problema di fondi. Perché gli interventi di scavo che vengono fatti in Italia non sono quelli finanziati con i fondi del Ministero per i Beni Culturali. Il 90% degli scavi che vengono fatti in Italia sono fatti su fondi non del nostro Ministero, ma di altri enti pubblici e anche privati, a seconda di come è organizzata non soltanto la legge sull'archeologia preventiva, riguarda attualmente ancora soltanto gli enti pubblici, ma spesso le amministrazioni locali hanno introdotto normative di archeologia preventiva anche per quanto riguarda i privati. Quindi i fondi in realtà ci sarebbero, tanto è vero, ci sono circa tuttora 2.000 archeologi professionisti in attività, anche se sono pagati poco e male, ma ci sono. Quindi i fondi ci sarebbero e le potenzialità ovviamente di rendere l'archeologia un mestiere come un altro, quindi possibilmente che dia dignità a chi lo fa, sia economica che scientifica, perché non basta dare la dignità economica. Bisogna che l'archeologo professionista abbia anche un ruolo scientifico, perché uno fa l'archeologo non solo per sopravvivere, lo fa di solito perché l'archeologo vuole avere una sua... è un archeologo perché studia ciò che fa, altrimenti non è un buon archeologo. Quindi, ripeto, il problema di fondo è organizzativo e normativo. Cioè si tratta di rendere questa professione con delle regole precise. Io ho tentato dal sottintendente direttore generale di emanare delle circolari in materia di archeologia preventiva, bisognerebbe che queste circolari fossero applicate, cioè che ci fosse un sistema che rende, come c'è in altri paesi, in Francia, in Germania, in Olanda, in Gran Bretagna, che materialmente renda la cosa competitiva. Perché qual era il meccanismo su cui si basava fino adesso l'archeologia in Italia? Il costo dello scavo veniva assorbito dal committente, che non è il Ministero dei Beni Culturali, come dicevo sopra. Il committente esterno, che può essere l'Enel piuttosto che un comune, piuttosto che un privato, non ha ovviamente un interesse suo a che il lavoro archeologico si svolga con una qualità adeguata. L'interesse che ha il committente, che non è il Ministero dei Beni Culturali, si risolve in due questioni fondamentali: fare prima che si può e spendere il meno possibile. Queste due condizioni, in qualsiasi normativa di mercato, non sono due condizioni che assicurano un risultato di qualità e un adeguato corrispettivo economico, perché naturalmente si va al massimo ribasso e a chi assicura di lavorare. Tutta la responsabilità della qualità dell'intervento riposava sul controllo da parte della sovrintendenza. E quali sovrintendenze però si trovano con un numero di funzionari molto limitato e un numero di scavi, come dicevo prima, molto elevato. Quindi è molto difficile che il funzionario possa essere presente a garantire la qualità del lavoro e quindi anche la qualità del lavoro di chi professionista fa il lavoro archeologico. Io ho cercato con una circolare del 2012 di regolamentare questi aspetti, chiedendo che fosse presentato alla sovrintendenza, quando si veniva a fare gli scavi, un vero e proprio progetto economico che la sovrintendenza dovesse approvare, con lo scopo di togliere la leva economica al committente esterno e di dare alla sovrintendenza la possibilità di intervenire sulla leva economica. Non so quanto questa circolare sia poi stata materialmente introdotta, anche perché allora la Direzione Generale Antichità, quando ero io direttore, non aveva una diretta responsabilità sulle sovrintendenze.
che erano invece sotto la competenza dei direttori regionali. Adesso la nuova direzione generale dell'archeologia ha questa competenza, stiamo aspettando che escano delle nuove normative che in parte riprendono quello che aveva fatto la circolare che avevo fatto io, e speriamo che queste nuove normative diano all'archeologia professionale la possibilità di esplicare tutte le potenzialità che l'archeologia professionale avrebbe in Italia e che in altri paesi vengono normalmente, detto questo, non è che ci si diventerà ricchi, ma almeno garantire la dignità della professione, questo sarebbe molto importante. Per fare questo, comunque, sarebbe molto importante un'unità degli archeologi, un'unità degli archeologi che parta dal basso, naturalmente, non può essere imposta dall'alto, deve nascere da una volontà precisa di archeologi che lavorano nell'amministrazione, a quelli che lavorano in università, che sono interessati, se non vogliono che le loro facoltà universitarie diventino un giardino per dolci fanciulle di buona famiglia, che la professione di archeologo sia una professione effettiva, agli archeologi professionisti. Dovrebbe esserci una specie di cartello di queste forze che chiede a chi di dovere di cambiare strutturalmente le cose. Io ho fatto anche un'indagine qualche anno fa sulla condizione degli studi di archeologia. Se andiamo a vedere le scuole di specializzazione, non quelle che sono a numero chiuso, ma le lauree specialistiche, già qualche anno fa la tendenza alle iscrizioni era in netto ribasso. Ci sarà un motivo? Forse i professori universitari potrebbero cominciare a pensarci, a darci una mano, perché di solito hanno più influenza loro sui ministri che non i sovrintendenti. Io ringrazio Luigi Malnati per questo, quindi abbiamo ancora qualche speranza. Non bisogna mai arrivare. Allora dobbiamo resistere, mi sembra un tema abbastanza comune oggi. E passo a Alessandro Barelli il microfono, come? Ha tenuto tutto il giorno, almeno fare conclusioni. Sì. Fa un po' di ottimismo però. Io sono un ottimista. Se no mi sa che la causa la perdiamo. Io sono un ottimista. Non gli ha fatto quella... quando vedo quattro sovrintendenti. Scusa, qui. Alessandro, quindi, no, dovremmo dire che il presidente del consiglio a cui non è simpatico, no, diciamo. Per ogni euro che si spende per la sicurezza, ha detto che spendono per la cultura. Come intendimento sì. Penso che sia buono, no? Spero sia buono. Se no andiamo, cambiamo, purché, cambiamo un'azione. Come diceva prima la dottoressa Campanelli, purché poi quello che dicono lo fa. No? Io però credo quello che tu hai fatto con questa cosa, e ci terrei che dicessi anche i numeri, non paganti ovviamente. Ma non guarda, molti dicono su questo fatto che io ho visto a Viterbo almeno 100 mostre l'anno non paganti. Sì, però non hai visto mai questi numeri. 24.000 esatto. Presenze, quasi 25.000 fatte, poi tra l'altro lo dico pubblicamente perché è così, con un contatore elettronico, quindi non è che si discute, so chiacchiere, negli altri sono chiacchiere. Sono numeri che quindi, contano esatto, certificati, quindi speriamo che ci sia un po' di economia legata alla cultura che ci vuole anche vedere, quella ci passiamo, ci siamo vabbè ce n'è una però dice il Bagnoreggio scusate però vi dico insomma ecco quello che volevo dire è intanto ringrazio la stessa Tucchetti mi sta facendo delle considerazioni Carlo Casi che è il mio compagno di tempo io passo tre quarti delle mie giornate al telefono con lui, facciamo un sacco di cose perché Carlo è veramente un mentore per me e vi ricordo che il prossimo appuntamento è il 22 di gennaio e attenzione perché il 22 di gennaio arrivano gli stregoni del 3D quindi sarà molto interessante perché ci sarà Antonella Guidazzoli di Cineca che ci racconterà come è nato questo documentario, questo personaggio dall'animazione, dal punto di vista dell'animazione e quindi della realizzazione tecnica. Ci sarà Fabio Remondino, l'ingegnere Remondino, che è con me l'ideatore, diciamo al tavolino e il realizzatore soprattutto degli Etruschi in 3D, quindi hanno fatto tutto della Fondazione Kessler, hanno fatto tutte le scansioni laser, Etruschi in 3D è un capolavoro di tecnologia applicata alla promozione e alla divulgazione dei beni culturali, è una piattaforma enorme di promozione che deve funzionare, alla quale porteremo
di concerto con il comune, di tutti i ragazzi a scuola per i quali è stato fatto l'ingresso gratuito, per i quali stiamo facendo di tutto perché conoscano il mondo degli Etruschi, perché poi vadano nelle necropoli, le vadano a visitare lì, le visitano a 360 gradi con il mouse. Quando andranno a vedere sapranno di che cosa parliamo. Quindi per cercare di legarli al territorio. E poi ci sarà Massimo Legni, che è sempre in quarta fila, non si vede mai per quanto sia alto quasi 2 metri, eccolo laggiù, che è il signore degli ologrammi, cioè il signore degli anelli, no? Il signore degli ologrammi. Ci racconterà come nascono queste tecnologie e come soprattutto è nata l'idea di applicarle ai beni culturali e di farne un veicolo promozionale. Quindi siete tutti invitati, stessa ora, qui in questa splendida sede. Io ringrazio i sovrintendenti per averci fatto questo regalo, che avete onorato la loro presenza, ringrazio voi e saluto, come si dice, ciao, arrivederci. Arrivederci a tutti alla prossima volta, grazie.